i nostri personaggi sono stati disegnati dall'assoluto che li ha previsti proprio tutti, in tutti i modi possibili e immaginabili, in tutti i mondi possibili e immaginabili in questo sconfinato ed infinito universo, in modo tale da creare una infinita vittoria di ciascuno di noi. Però bisogna capire una cosa, che ciascuno di noi è l'animatore di un personaggio che ora è stato assegnato alla nostra animazione, ma con la possibilità infinita di trarre gioia poi da tutti gli altri personaggi come noi, che sono, diciamo così, il nostro prossimo. Per cui il nostro atteggiamento nei confronti del nostro prossimo si deve predisporre ora in modo da favorirlo il più possibile, solo lasciandogli compiere liberamente la sua esperienza, noi possiamo liberarla, questa esperienza. Se il nostro prossimo ci dà uno schiaffo, lo faccia pure, perché solo questo è il nostro modo che potrà poi realmente anche portare alla fine di un atteggiamento di questo tipo. Infatti, se noi ci opponiamo, può cominciare una infinita guerra in cui ci armiamo sempre più per difenderci e attaccare. E è una guerra senza fine, perché ciascuna delle parti si armerà sempre più, perché si vedrà riconosciuta nella giustezza della propria strada scelta, che è quella della forza. Chiediamoci, se un altro ci schiaffeggia, perché lo fa? Forse perché si sta sbagliando su di noi, forse perché sta agendo in base ai suoi giudizi, ai suoi pregiudizi, forse perché ci scambia per un nemico. Solo se noi siamo arrendevoli e gli permettiamo di fare con noi e in relazione a noi tutto quello che vuole, solo a lui, allora si convince che non siamo nemici e forse comincerà a trattarci da amici. Quindi l'unico modo per sconfiggere un nemico fino a trasformarlo in un possibile amico non è quello di rintuzzarlo, ma quello di consentirgli una esperienza libera. Solo allora avrà modo di capire che noi non siamo quel nemico così grande per lui che ha inteso, quando ha inteso, schiaffeggiarci.